Salve ragazzi, in questo video andrò a recensire uno strumento di diagnosi per auto che mi è stato inviato. Prima di iniziare però, come sempre, vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare la campanellina, così che ogni volta che pubblicherò un video vi arriverà la notifica. Inoltre, se vi va, vi invito anche a dare uno sguardo al canale e al gruppo Telegram che ho creato appositamente per voi. Vi lascerò il link in descrizione sotto il video. Detto ciò, possiamo iniziare. Eccolo qui, questo è lo strumento che mi hanno spedito. L'azienda che me l'ha mandato si chiama Tinkar. Se siete interessati all'acquisto oppure solamente a sapere il prezzo di questo strumento, potrete trovare il link del mio profilo Amazon in descrizione sotto questo video, dove troverete appunto questo strumento di diagnosi. Vi ricordo inoltre che se acquistate tramite i miei link io guadagnerò una piccola percentuale, ma tranquilli, voi non spendereste nulla in più di quello che già costa il prodotto. Semplicemente aiutereste me a mandare avanti questo canale. Quindi avviare nuovi progetti. Adesso vado ad aprire la scatola e ve lo farò vedere meglio. Dentro la scatola ovviamente troviamo lo strumento, un cavetto USB di alimentazione e infine due libretti di istruzioni completamente uguali ma di lingue differenti. Lo strumento esteticamente si presenta in questo modo. È dotato di un connettore femmina per poter attaccare lo strumento all'ODB della nostra macchina. Inoltre lo strumento è dotato anche di una struttura esterna apparentemente molto resistente e anche di un display touchscreen. E infine, nella parte inferiore è dotato di un ingresso per la micro SD e di un ingresso per poter collegare il cavetto USB. Adesso vi spiego anche a che cosa serve il cavetto USB. Questo cavetto ci permetterà di collegare lo strumento al computer per fare eventuali aggiornamenti oppure per poter scaricare le diagnosi che andiamo a fare. Inoltre, se andiamo a collegare lo strumento tramite questo cavetto ad una classica presa di alimentazione da muro, potremo andare ad utilizzare lo strumento senza doverlo collegare alla macchina. Questo perché lo strumento evidentemente non è dotato di una batteria interna e tantomeno non è dotato di un pulsante di accensione. Perciò noi lo potremo vedere acceso solamente collegandolo alla macchina oppure collegandolo tramite questo cavetto USB. Detto ciò, adesso vado a collegarlo alla mia 147 e ve lo farò vedere in funzione. Nel caso della mia macchina, la presa ODB per poter attaccare lo strumento di diagnosi la troveremmo dietro questo cassettino sotto lo sterzo. Per poterlo smontare dovremo andare a svitare questa vite eppure questa che sta dall'altra parte. Una volta smontato il cassettino, la presa ODB per lo strumento ce la troveremo qua. Ho collegato lo strumento e adesso attendiamo che si accenda. Ok, questo è ciò che appare una volta che lo strumento è acceso. Ci tenevo a dirvi che io ho già provato lo strumento prima di effettuare questo video. Infatti la sua prima accensione sarà un pochino differente. Lo strumento ci richiederà di inserire una rete internet perché altrimenti questo non può funzionare e inoltre avrà bisogno di fare parecchi aggiornamenti. Dopo aver completato tutto ciò, la schermata che ci apparirà sarà questa. Dopodiché io sono andato su setting e sono andato a cercare la voce per impostare la lingua italiana, ma adesso vediamolo in funzione. Andiamo quindi ad accendere il quadro della macchina e dopodiché proviamo a fare una scansione degli errori. Andiamo a schiacciare sull'autoricerca, in questo modo lo strumento ci troverà automaticamente la nostra macchina, ma volendo possiamo andare a fare anche la ricerca manuale inserendo i dati del nostro veicolo, in caso la ricerca automatica non lo trovi. Infatti in questo caso mi sa che non è riuscito a trovarlo. Una volta trovato il modello della nostra auto possiamo andare a selezionare la centralina che vogliamo scansionare. Per esempio io adesso voglio andare a vedere l'ABS Bosch e andiamo a fare una scansione. Così facendo rileverà se l'ABS ha problemi o meno. Attendiamo che questo finisca e una volta completata la scansione ci apparirà questa pagina. Adesso noi possiamo andare a leggere il codice errore cliccando qui e ci apparirà questo. Volendo possiamo anche andare a cliccarci sopra per sapere di più su questo errore e lo strumento ci porterà automaticamente su una pagina internet dove poter cercare questo guasto o comunque questo codice errore. Adesso torniamo indietro e andiamo a cancellare il codice guasto. Ok, cancellazione dei guasti completata. Adesso sempre su questa pagina possiamo andare a vedere i parametri della macchina. Ci basterà cliccare su leggere i parametri. Questi sono tutti i parametri che possiamo controllare. Adesso ve ne leggerò solamente qualcuno perché sono veramente tanti. Possiamo controllare il freno di stazionamento, l'interruttore stop, numero seriale, numero di scrittura, poi pedale frizione, statore valvola, tensione batteria,
E così via. Comunque ce ne sono veramente tanti. Sono ritornato un attimo al menu principale perché volevo parlarvi di altre due cose. La prima è che con questo strumento possiamo andare anche ad azzerare il service. Praticamente il service, per chi non lo sapesse, è quella spia che ci appare nel quadro quando la macchina ci avvisa che dobbiamo andare a fare il tagliando. Con questo strumento possiamo andare quindi a rimuovere questa spia e perciò azzerare anche il chilometraggio del service. Poi vabbè, ci sono delle macchine recenti, come per esempio alcune Ford o alcune Peugeot, che non hanno bisogno dell'azzeramento service tramite lo strumento, perché basterà utilizzare i loro quadro strumenti. La seconda cosa invece è che purtroppo molte funzioni di questo strumento saranno a pagamento. Infatti, qui come potete notare, abbiamo un negozio. Solamente le prime due funzioni a nostra scelta saranno gratuite come sorta di regalo di benvenuto, mentre tutte queste altre che leggete qua saranno a pagamento. E il costo è di 29,99 euro. Bene ragazzi, questo video si conclude qua. Come sempre io vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare la campanellina così che ogni qualvolta pubblicherò un video vi arriverà la notifica. Inoltre, come ho già detto all'inizio video, vi invito a dare uno sguardo al canale e al gruppo Telegram che ho creato appositamente per voi. Troverete il link in descrizione qui sotto. Detto ciò, per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!